Il direttore del Salone del Libro di Torino, Nicola Lagioia, ha presentato i nomi e gli ospiti della 31ª edizione della Kermesse dedicata al libro e alla cultura. È stata una bellissima sorpresa il fatto che, ne so, che Javier Marías abbia deciso di venire al Salone, o che l'abbia fatto Jeremy Rifkin, per esempio, o Gabriele Salvatores, o è ancora. Ma, cioè, ah, ecco, sì, ma poi c'è stata anche questa cosa qui a quasi mezzanotte, il giorno prima della conferenza stampa. Sappiamo che il nuovo Pulitzer per la letteratura, Andrew Shangri, vuole venire al Salone del Libro e noi subito abbiamo trovato un posto, ovviamente, anche se il lingotto praticamente scoppia sia di autori che di editori. Abbiamo dato anche tutti quanti gli italiani, il fatto che per esempio Roberto Saviano venisse al Salone ancora non era certo, adesso invece lo è, ma che ne so, Michelangelo Pistoletto che viene a fare una lezione, oltre a quelli che già sapevamo, come Javier Cercas che farà questa lezione inaugurale sull'Europa, Edgar Morin che ha 96 anni viene al Salone del Libro, Edward Limonov, e poi tutti quanti gli italiani che sono praticamente una rappresentanza, devo dire, veramente impressionante. Io devo dire che non ci aspettavamo. Cioè, abbiamo lavorato, no? C'è Goffredo Fofi che viene al Salone, io ovviamente lo ringrazio, che dice sempre questo motto che io sposo: fai quel che devi, succeda quel che può. Allora noi ci siamo impegnati, insomma, dallo scorso giugno, perché senza dircelo volevamo che per 5 giorni a Torino succedesse qualcosa che veramente io non credo che in Europa quest'anno succederà, per quanto riguarda i libri ovviamente, per quanto riguarda la musica sì, per quanto riguarda il teatro sì. E invece è successa perché credo che siamo più di 40, 42 paesi da cui vengono gli scrittori da tutto il mondo, ci abbiamo perso il conto, vengono dall'Asia, dall'Africa, dall'Europa ovviamente, dal nord e dal sud America. E quindi questa cosa qui, il ringraziamento è ovviamente agli editori che rendono tutto questo possibile, però noi gli editori diciamo ce li siamo saputi coltivare, nel senso che perché il Salone dura tutto l'anno? Dura tutto l'anno, cioè perché noi lavoriamo tutto l'anno al Salone? Beh, da una parte perché ovviamente sono 1500 incontri quasi, e quindi è come se tu ne dovessi chiudere 3 al giorno, lavorando 365 giorni l'anno, ma anche perché noi cerchiamo di essere vicini a tutti gli editori. Cioè, proprio andiamo a trovarli, condividiamo pranzi, cene, colazioni, e così l'editoria, anche l'editoria industriale, ha ancora un elemento di artigianato fortissimo. Cioè, tu devi sapere che cosa loro pubblicano, devi amare i loro libri, devi conoscere i loro autori, avere un rapporto veramente di stima che ci auguriamo, come sembra che sia dai risultati reciproca, con gli editor, con gli uffici stampa, con chi lavora appunto ogni giorno nella filiera del libro. Tutto questo lavoro ha reso possibile quello che poi io oggi, in maniera un po' affannata, perché ovviamente non riuscivamo a dare tutti gli incontri, ho provato a raccontare, e che trovate sul sito del Salone. Quindi saranno 5 giorni e 5 notti veramente abbastanza pazzesche, lo posso dire, e quindi siamo contenti che Torino sia al centro di tutto questo.